Buongiorno da Luca GS Telefonia. Oggi abbiamo un iPhone 5 caduto in acqua, leggo dalla scheda. E dopo la caduta in acqua il funzionamento non era più lo stesso, diciamo che ogni tanto si spegneva e non prendeva più la rete e a un certo punto poi ha smesso di andare del tutto. E io ho verificato aprendolo che comunque sì, l'ossido aveva preso quasi tutta la scheda madre. Ho effettuato il lavaggio già della scheda madre. E adesso procedo con rimettere tutte le protezioni che ho tolto per il lavaggio. Ok. Qua sto applicando del nuovo stagno. No, questa è fissata. Fissiamo anche questa qua nella parte bassa. Ora proviamo il telefono, andiamo a rimettere la scheda madre all'interno della scocca e poi verificheremo il funzionamento di tutto.
manca. Prima mettiamo la fotocamera. La fotocamera manca. Posteriore. Facciamo la posteriore. Ok, adesso possiamo mettere l'antenna del wifi. Un po' male. Ok. Blocchiamo la scheda madre. Solo con qualche vite. Non tutte, perché dobbiamo testare poi se c'è qualcosa che non funziona, dovremo tornare a svitare di nuovo tutto. Quindi io opto sempre per evitare proprio l'indispensabile. Ok, adesso verifichiamo la batteria, se vediamo se è ancora carica, al massimo ne mettiamo su una nuova per provare, per fare le prove. Niente, proviamo l'accensione. Ricordo che allora questo iPhone qua è caduto in acqua e dopo, quando è stato preso, ritirato su dall'acqua, è andato ancora per un pochino con qualche difetto, si accendeva, si spegneva continuamente, poi si è spento del tutto.
E noi abbiamo fatto la solita pulizia della scheda madre e ora proviamo, vediamo se la batteria. C'è il tasto accensione che non funziona tanto bene. Proviamo a fare l'accensione con connettore di ricarica. Sembrerebbe la batteria scarica. La batteria scarica, quindi adesso ne prendiamo una da provare. Display. Questo proprio non lo vuoi sapere col tasto qui. Probabilmente il tasto on off è danneggiato anche lui. È già un buon segno, si è acceso. Funziona. Adesso proveremo in tutte le sue funzioni. Adesso lo aggiorniamo l'orario così vediamo se riparte la rete. Aggiornato. Vediamo se la rete riparte. Il display ha una zona un po' scura, ovviamente l'acqua un po' l'ha danneggiata. Proviamo a ripristinare la rete, a vedere se si trova il segnale.
L'orario non è proprio in punto, vediamo se. Ok, adesso stiamo provando, facciamo vari test. Comunque il telefono è ripartito. Facciamo le varie prove di chiamata, di fotocamere, wifi, c'è tutto funzionante. E in più il cliente sarà anche molto contento perché così riuscirà a recuperare tutti i suoi dati. Questo è tutto da Cesse Telefonia. Ciao!